Euroregione News. Gianni Borta, 55 anni, di colorata energia. Una grande mostra nella ex chiesa romanica di San Francesco a Udine ha celebrato i 55 anni di carriera artistica di Gianni Borta, considerato uno dei protagonisti dell'arte naturalistica. Una mostra che, come ha affermato il critico Franco Brevini, che scrive dalle pagine del Corriere della Sera, avrebbe meritato anche le sale di Palazzo Reale a Milano. Borta è nato e vive a Udine, si divide tra gli studi di Piazzale Chiavris a Udine, quello di Milano in via Mascheroni e quello di Ribis, a pochi chilometri dal capoluogo friulano, dove ha ristrutturato un vecchio rustico, trasformando in luminoso atelier soppalcato. Borta ha cominciato ad esporre nel 1961, ispirandosi al neorealismo del mondo contadino friulano. Presente nelle più importanti rassegne artistiche, ha partecipato a 860 esposizioni, 169 le personali, tenute nelle maggiori città italiane e all'estero, e ha conseguito ben 250 affermazioni tra premi nazionali ed internazionali. Numerose opere d'arte sono state realizzate in edifici pubblici. Numerose anche le presenze di Gianni Borta in laboratori di ricerca internazionali e come relatore in convegni culturali. Notevole anche la sua attività come incisore grafico, illustratore di libri, manifesti e riviste. La mostra di Udine, per il suo 55esimo di attività, è stata un grande ed impegnativo evento che ha lasciato non poca soddisfazione a questo artista friulano, ma anche a tutto il pubblico che lo ha incontrato. Infatti è una mostra celebrativa che, devo ricordare, la regione Friuli Venezia Giulia, la provincia, il comune di Udine, la fondazione Krupp, cioè, è stato un concerto, diciamo, di queste istituzioni per i miei 55 anni di attività artistica. Una grande mostra, un centinaio di opere, di grande formato anche, c'erano tanti messaggi dentro in questa mostra, non so, le betulle dentro, la collina verde, l'auto dipinta nella collina, il filmato con i bambini, e una mostra, devo dire, che è costata lavoro, fatica, e ho trovato delle persone splendide che mi hanno aiutato, ma una mostra che è entrata proprio nel cuore della gente, gente che era commossa, gente di persone diverse, di età, una signora che piangeva fuori la mostra, ma io le ho detto: ma signora, perché sta qui fuori la mostra? No, perché devo assaporare un po' alla volta, mi emoziona troppo. Allora vedi che forse la funzione dell'artista è questa, quello di incidere sull'animo delle persone, e delle persone che hanno capito la rassegna, cioè questo messaggio che la pittura dava in uno spazio incredibile, perché una struttura, uno spazio romanico, perché è del 1200 no? Con questi affreschi che si sposavano con l'arte contemporanea. Nelle sue opere Gianni Borta proietta se stesso, le sue passioni, le sue tensioni, i sogni, le angosce, la personale interpretazione e la trasfigurazione della realtà. E tutta questa potenza, questa energia, poi emergono attraverso l'opera e generano emozioni nell'incontro con gli altri. Il sentimento dell'uomo, questo è un sogno quasi risvegliato, che le persone lo hanno capito e lo hanno vissuto e si riconoscevano nei colori. E poi le pitture stesse erano musicali e riuscivano a coinvolgere le persone. E ci sono stati proprio, come ho detto, anche degli incredibile come è stata capita, e anche il filmato, perché uno si chiedeva, dopo aver fatto il percorso della mostra, che poi sentiva che dentro di lui stava accadendo qualcosa, perché urlavano queste opere, davano questo messaggio di positività, di forza, di energia, perché io quando lavoro do molta energia al quadro, il quadro la raccoglie e la trasmette al fruitore. Una mostra completa, non solamente descrittiva attraverso le opere nelle varie fasi creative di Gianni Borta, ma esplicativa, grazie alla multimedialità, del suo lavoro di realizzazione delle opere. Beh, allora, una mostra che aveva il taglio antologico, perché c'erano i miei primi quadri, c'erano quadri che avevano già 50 anni, poi c'era il famoso cantiere del 64, magari ne parleremo dopo, no? Ma chi è il Gianni Borta di oggi come artista rispetto a quello di ieri? Io, chi è Gianni Borta? Uno che lavora parecchio, perché lavora in un campo e lavora nel mondo dei sentimenti, della creazione, no?
Certo. Pertanto sempre in tensione per una pittura che è una pittura di colori, di spessore, una pittura che richiede sforzi notevoli. Parliamo di questo quadro raffigurante il cantiere del 1964 e che ora si trova in esposizione in un luogo particolare. A Palazzo Toriani, negli uffici del Presidente. Anche questo è un episodio, perché a volte succedono degli incontri che segnano anche la vita, sempre in senso positivo. Per esempio questa tela, 2 metri per 2,50, no? Del 64, quando io mi affacciavo al mondo del lavoro e ancora non sapevo che il mio sogno di bambino di fare l'artista, no? Come professione, non si era ancora avverato. E pertanto mio padre, geometra, mi mandava nei cantieri edili a controllare la regolare disposizione dei ferri, i ferri che venivano posati nelle cosiddette travi, nei pilastri, che poi veniva fatta la famosa gettata, veniva colato il calcestruzzo e che con i ferri costituiva poi il cemento armato. Io andavo appunto a verificare queste situazioni e vivevo quel mondo di festa che era, almeno allora, nel mondo del lavoro edilizio. E l'incontro è stato con una persona che io non conoscevo ancora molto bene, l'ho conosciuta e ho capito anche lo spessore valido di questa persona, che è il presidente della Confindustria, no? Matteo Tonon. E lì è nato, in questo nostro incontro, che ci siamo anche abbracciati, perché anche lui sentiva questo ruolo della pittura che, no? Che portava questi messaggi positivi, no? Quando gli ho detto, ma guarda, questo quadro, ho detto, era un quadro che pensi del 64 ed era sempre stato nel mio studio. Questo qui per 50 anni, questa tela era nel fondo dello studio ed ha vissuto con me le ansie, i timori, il successo di essere riuscito a fare un bel quadro, ma anche la delusione magari che poi questa tela non ti era come ti sembrava. Ed è successo quello che succede magari nelle favole, che quest'opera è stata diciamo un progetto condiviso con Matteo, di portarlo in questa splendida struttura, no? Che, come motivo di forza, di lavoro, di progresso, perché aveva un'anima. Borta e i giovani, questa mostra li ha coinvolti, ma Gianni Borta aderirà anche ad un'esperienza didattica e seminariale con i giovani. Questa mostra è stata anche oggetto di attenzione di tanti ragazzi, di tante scuole. È stata impressionante anche la loro adesione alla mostra. Ho aderito a un invito fatomi dal direttore di questa Accademia delle Belle Arti che sta nascendo a Udine, ma non sarà un corso normale, tradizionale, che parte dalla quadrettatura, dei fogli, eccetera. Sarà un corso che partirà dall'anima dell'artista. Io cercherò di dare la poesia, che senza quello uno non può affrontare una tela. Pertanto sarà anche questa una sfida che accetto volentieri e che metto a disposizione appunto dell'arte. Euroregione News.